Ricominci da tre allora. Terzo Hai corpo. fatto 3 gol, quindi ricominci da 3. Eh sì, speriamo che sarà una buona partita perché ci mancano ancora 2 partite importanti e speriamo di fare bene anche queste due e di continuare una strada giusta. Dico, ma tu ricominci tre, era cosa sognare all'inizio della stagione? Cosa sognavo? Sognavo di giocare, sono venuto qua per fare esperienza, per giocare di più. Sono felice perché ora diciamo che sto giocando, ma voglio ancora giocare di più e spero che lo farò bene. Ti saresti aspettato di più da te? Finora sì, mi sarei aspettato di più, però non penso più al passato, penso a queste 2 partite, a quello che manca e di far bene. Senti, non è la prima volta che ti capita di sostituire È la prima volta? Non No, è la lì è la prima prima volta. volta. Forse non parlo bene. Non è la No, prima non volta è che la prima sostituisco. volta. Sì, Nina. Non so, cosa rispondi a Dico, questo? di nuovo ti ritrovi a sostituire un giocatore importante come Maniero, dico, no? Sì, come ho detto prima, sono felice perché è una chance importante. Vogliamo vincere tutti insieme. Non c'entra chi gioca, chi fa gol, c'entra che vince la squadra. Anche perché tra te e lui siete sempre bomber prima punta, però con un modo diverso di farla, no? Sì, lui è un po' più sperimentato, un po' più anziano, diciamo, no, scherzo. Ma è un giocatore importante e speriamo che recupera presto. A te piace muoverti di più, no? Sì, io ho fatto anche l'esterno. Mi piace muovere di più, però la mia posizione è la punta centrale. Adesso ti ritrovi tra Rosina e De Luca. Ti è capitato altre volte, ti Sì, mi ricordo anche andata a Modena, abbiamo giocato Rosina e De Luca. Sì, ci troviamo bene anche in allenamento, ci parliamo, siamo amici anche fuori dal campo e speriamo che andrà bene anche il campo nella partita. tutti scrivono che questa è l'ultima stagione, adesso torni subito all'Inter. Ora non penso a queste cose, dove torno, dove vado, penso a questo ultimo mese che più importante di tutti è di raggiungere un obiettivo. Poi, quando finirà tutto, penserò dove tornerò e dove Avete cominciato a parlare del Brescia? giocherò. Sì, ci alleniamo dall'inizio della settimana, ci alleniamo per confrontare la Brescia e per fare Allora, Giorgio, tu hai detto prima una cosa, mi sarei aspettato di più da te o dalle partite che hai giocato? Cioè, pensavi di poter giocare più partite o ti aspettavi di più dal tuo rendimento? ma io mi aspetto sempre di più da me, perché c'è sempre qualcosa da migliorare, è normale, mi aspetto sempre di migliorare, sempre di far bene e di continuare bene. Quanto pensi possa essere stato importante per la tua crescita questa annata a Bari? Sono venuto qua perché lo sapevo che è una piazza importante e giocando mi sarei aspettato che sarà così difficile e che così posso crescere e maturare bene. Perché è importante giocare qua, è una piazza importante, con tifosi importanti e finora abbiamo fatto bene, speriamo di continuare così. Cresci e maturi. Puskas era un numero uno nella primavera, perché facevi gol a non finire. Chiaro che dalla primavera al calcio professionistico, alla Serie B, il salto è lungo, no? Tu hai fatti 3 di gol e sono stati 2 vittorie del Bari, no? Ma al di là del giudicare dai gol, no? Noi ci aspettavamo, noi tutti, qualcosa di più da Puskas. Io per esempio quando sei arrivato non ho chiesto informazioni a chi ti ha visto a Milano e tutti mi hanno parlato non bene, benissimo di te. Questo è un ragazzo che sicuramente arriva. Ora, considerando il salto di il salto perché è difficile, no? Fare la Serie B rispetto alla primavera, si è visto il vero Puskas a Bari secondo te? Oppure il fatto di giocare e non giocare? Oggi giochi, domani non giochi, poi stai fermo un mese, poi rigiochi, ti ha creato dei problemi sul rendimento. Sì, è normale, non giocando sempre, per un giovane è importante sempre giocare, però è difficile
giocare una partita, non giocare tre, però io non penso a questa cosa, io penso a migliorare su di me stesso in allenamento e penso che il vero Puskas si vedrà quando farò una stagione più grande di questa, perché questo è solo l'inizio, penso. Sono ancora giovane e penso che sarà ancora lunga la strada. Come te l'aspettavi il tuo primo campionato? Perché è il primo la Così come questo me lo aspettavo. difficile. Difficile perché venendo anche dalla primavera, anche da un po' giocando in Serie A, qua è un po' più difficile, si corre di più, si lotta di più e a me piace. C'è più concorrenza. Certo, sono giocatori sperimentati che sono sempre stati qua nella Serie B, giocando sempre, quindi è bello giocare con loro, è bello imparare da loro, da Maniero, da Rosina, è bello crescere con loro. Quando vedi che Giao ha vinto il campionato del Crotone, che pensi? Per me è stata. Mi ha sorpreso perché non me l'aspettavo dal Crotone, però abbiamo visto anche Crotone, anche Leicester, come se c'è la mentalità giusta e se c'è la continuità, qualsiasi squadra penso che può vincere un campionato. E da lui, da Giao, da giocatore, te l'aspettavi che avrebbe fatto più titolare? Da Yao? Giao, sì, no. Sì, me lo aspettavo perché lui è bravo, è bravissimo come giocatore. È andato lì sicuramente per giocare, ha trovato la squadra giusta, la giusta continuità e ora è in Serie A. Complimenti a lui. Giorgio, ti capita un'occasione molto importante, forse ancora più importante delle precedenti, perché il Bari si gioca molto a Brescia, no? E a te capita l'occasione di dover sostituire Maniero. Tu, di fronte alle responsabilità, come sei messo in genere? Cioè, ti esalta avere una responsabilità grossa oppure ti preoccupa? No, io sono tranquillo, a me piace avere delle responsabilità. Il calcio è fatto così, se non ti prendi le responsabilità e la personalità, penso che non arrivi da nessuna parte. Speriamo che andrà bene e che la squadra vinca, perché questo è più importante di tutti. C'è chi si fa la cresta e il codino, tu invece i capelli all'antica, taglio all'antica, classico. No, io sono sempre stato così classico. A me non Non piace hai avere. tatuaggi, non ne hai. No. Giorgio, parlando di responsabilità, pari venerdì sera, ovviamente immagino quanto sia la vostra delusione, però in parte ha tradito anche 31.000 spettatori che si aspettavano forse una partita diversa, perché non è bello veder festeggiare in casa una squadra comunque così forte come ha dimostrato di essere il Cagliari. Ecco, parlando di mentalità, che cosa manca a questa squadra? Perché al di là della forza mostrata dal Cagliari, mi è sembrato che dall'altra parte il Bari non fosse al massimo del suo potenziale. Ma prima di tutto abbiamo incontrato una squadra fortissima, secondo me, che ha trovato la strada giusta a casa nostra e che hanno giocato benissimo. Non penso che riguarda me dire cosa manca in questa squadra, penso che riguarda mister e ai giocatori più esperti. Quindi noi dobbiamo continuare, io da parte mia devo sempre lavorare e far bene. Ecco, tornando alla domanda del collega, no? Queste due partite per te rappresentano una chance importante, come le stai preparando dal punto di vista proprio mentale per avvicinarti a questo appuntamento? Sono sempre preparato in tutti i chance, quando mi preparo per giocare sempre sono concentrato in allenamento, lavoro e aspetto la mia opportunità. Ecco, le altre corrono, no? Anche ieri sera un risultato che non fa felice il Bari. Servono due vittorie per arrivare almeno al quarto posto in classifica, salvo un suicidio del Pescara. Questo ci state pensando? Ma noi andiamo ogni partita a vincere, secondo me anche a Brescia dobbiamo andare a vincere, poi manca ancora una partita e penso che se vinciamo queste due partite poi ce la vediamo in playoff. Molti stanno sottolineando un po' l'aspetto fisico, no? Com'è secondo te, da questo punto di vista, come sta messo il Bari? Ma in allenamento ci alleniamo sempre bene, l'aspetto fisico penso che non riguarda me ancora. Perché io mi sento bene, i giocatori li vedo bene, non penso che sarà l'aspetto fisico che ci manca. George, tu hai segnato due gol contro la Ternana e quello è stato uno snodo del campionato perché dopo ti sei fatto male.
se dopo quei due gol fossi stato bene, probabilmente quella era il bivio, si dice, no? E purtroppo hai avuto la sfortuna di fermarti dopo quei due gol. Sì, probabilmente sì, perché quando trovi il gol poi devi avere la continuità. Io mi sono fatto subito male, purtroppo, però ormai Basta, è sì. tardi a pensare ancora, perché poi mi faccio male nella testa se penso No, no, ancora a quella. no, no, non ti fermare la testa. E poi ora devo trovare ancora la continuità e giocare. Metti la testa a posto e Giorgio, due cose. La prima, insomma, sabato comunque voi giocate per un obiettivo fondamentale. Incontrate una squadra che in questo momento obiettivi non ne ha, ovviamente non vi regalerà nulla, però in queste partite quanto conta il peso delle motivazioni? Quanto dovrete farlo pesare il fatto che voi, insomma, giocate per un traguardo importante e loro comunque no? Ma noi siamo motivati, secondo me, andiamo lì, ci aspettiamo che sarà una partita difficilissima perché loro giocano pure in casa, anche a loro devono fare punti e penso che sarà una partita importante che dobbiamo andare con la testa giusta e con la mentalità giusta. Un'altra cosa, tu sei una punta centrale, però a cui piace molto muoversi, ti piace attaccare la profondità, sei rapido, punti più su queste caratteristiche piuttosto che sul fisico, no? Che ci sono centravanti molto più di stazza rispetto a te. Tu pensi che questa squadra abbia sposato in pieno il tuo modo di giocare o da questo punto di vista potete migliorare un pochino? Perché chiaramente quando si gioca per Maniero, palla addosso, lui la difende, eccetera, con te serve giocare in maniera un po' differente per sfruttarti al meglio, magari giocare più sulla profondità, esaltare la tua corsa, la tua rapidità, insomma, da questo punto di vista forse avete un margine di miglioramento. Sì, possiamo sempre migliorare in queste robe, ci dobbiamo allenare per fare questo e i giocatori che scendono in campo si devono conoscere per fare le robe giuste. Certo, a me piace attaccare la profondità, è sempre piaciuto, quindi c'è a disposizione Rosina, tutti che mi mettono sempre la palla in profondità e che mi trovano bene. Giorgio, invece, parlando del tuo compagno Isaac Doncor, ecco, è l'Isaac Doncor che tu hai conosciuto anche ai tempi della primavera, perché lui ha avuto la possibilità di giocare molto più spesso rispetto a te per causa di forza maggiore, diciamo così. Sì, e lui ha fatto sempre bene, si è allenato sempre bene e penso che se avrà la continuità può crescere ancora di più. Giorgio, che hai imparato tu quest'anno? La cosa che ti porti nella valigia, quando te ne vai, cos'è che hai imparato e che ti ha fatto crescere? Perché siamo arrivati alla fine dell'anno. Ancora, come ho detto, non siamo ancora arrivati alla Sì, fine ma dell'anno tu che cosa perché. hai imparato rispetto a quando sei arrivato? Ma ho imparato, ho lavorato tanto su di me, non posso dire cosa ho imparato. Certo che ogni anno impari delle cose in campo, magari ho imparato di lottare di più, magari ho imparato di proteggere meglio la palla, di giocare di più con la squadra, di queste cose. Giocare di più con la squadra. Sì. Va bene? Non so se sia stato un Ok, tempo. va bene, grazie, grazie. Grazie.